Ragazzi, oggi siamo in ambiente insolito, stiamo passeggiando, sto finendo di preparare il mio nuovo progetto di cui vorrei parlarvi brevemente, ma in realtà oggi il video verterà su come organizzare un po' uno zaino. Allora, intanto il progetto. La Via Flavia è un percorso che si sviluppa in Friuli Venezia Giulia, per circa 120 km da fare in 5 tappe, da tutti i miei amici consigliatissimo. Si passa in zone lagunari, zone carsiche, si sta a fianco al mare, boschi, quindi grandissime suggestioni sia naturali che anche artistiche e storiche. Trieste, Aquileia, Grado. Partirò qui da Venezia il 1º settembre. E il cammino inizierò veramente a farlo il 2, quindi il 1º settembre sarà trasferimento e il 2 giugno comincerò per 5 tappe di seguito. Cercherò quindi veramente in questo caso di fare dei video di un cammino fatto in maniera consecutiva, quindi anche con tutti quegli aspetti che fino adesso non abbiamo mai visto, tipo pernottamenti, ostelli e compagnia bella. In particolare, ho già lo zaino pronto, adesso vi faccio vedere cosa ci ho messo dentro. E cosa fondamentale, già organizzata, ormai avete capito che per ogni cammino ne esiste una, la credenziale. Eccola qui. Questa si può scaricare dal gruppo Facebook La Via Flavia, un cammino da fare, gratuitamente. Si stampa, io l'ho stampata con un cartoncino per darle un po' più di resistenza. E ho comprato questa guida che stavo leggendo, consigliatissima, come vedete ho già studiato, come facevo all'università con i segnalibri, dove descrive in maniera veramente bene tutto il percorso, dando accenni storici, culturali, gastronomici, naturalistici, veramente, veramente ben fatta, consigliatissima. Faccio rivedere bene, metto tutto ovviamente in descrizione. Allora, veniamo a noi. E cominciamo a parlare dello zaino. Diciamo che il criterio fondamentale, la prima regola è meno peso possibile, nel senso che ovviamente stracaricare sulle spalle uno zaino da portare magari per 5-6 ore non ci fa godere bene la passeggiata, il trekking, e può diventare anche un problema di salute fino ad arrivare assolutamente magari a far interrompere a qualcuno il cammino. Quindi, regola fondamentale: meno peso possibile. Quello che c'è scritto, insomma, nei sacri testi è che il peso dello zaino non dovrebbe superare il 10% del peso corporeo di chi porta lo zaino, ovviamente, ma l'obiettivo è, a mio parere, stare assolutamente i più bassi possibili. In particolare, questo zaino che ho fatto oggi, compresa, calcolando anche 2 litri d'acqua, quindi 2 kg, peserà alla fine 7 kg e 3 etti più o meno. Non è male. In realtà si potrebbe togliere anche 1,5 kg, perché insomma non per tutti è essenziale portare ad esempio un MacBook e un caricatore per la fotocamera e delle batterie di riserva. Quindi chiaramente io questa volta voglio fare dei video e quindi ho caricato di 1,5 kg più lo zaino. Ok, adesso cambiamo inquadratura e vediamo, vi rismonto tutto lo zaino che ho fatto, così vediamo passo per passo cosa secondo me è essenziale e cosa magari si può rinunciare. Eccoci qua. Allora, intanto lo zaino. Adesso è pieno, questo è uno zaino della Decathlon. Io ne avevo uno da 50 litri e ne ho comprato uno da 20 litri. Prezzo buono, mi sembra 20-30 euro, ma ha tutte le cose che uno zaino da trekking di base dovrebbe avere. È forse un po' piccolino, probabilmente andrete meglio con uno zaino di 40 litri, però l'ho scelto apposta proprio per cercare, avendo lo spazio ridotto, per cercare di ridurre le cose da portare e quindi ridurre il peso. Quindi è stata una scelta, diciamo così, oculata quella di usare un 20 litri.
Allora, le cose che non devono mancare, chiaramente una imbottitura sulla schiena, anche se oggi non parliamo di robe tecniche, ma di cosa mettere nello zaino, però vi dico due robe al volo. E cosa importantissima, la cintura pelvica che va sulle creste iliache, scusate il tecnicismo, sapete che sono un medico, e serve a scaricare parte del peso dello zaino sulle gambe inferiori e non darlo tutto sulle spalle. Quindi questa è essenziale per lunghi percorsi, okay? Non va bene lo zainetto, assolutamente, lo zainetto quello di tutti i giorni per prendere l'autobus e così via. Questo poi ha due tasche laterali, un piccolo marsupietto agganciato qui, che forse si può anche staccare, non so, e poi una tasca superiore e, comodo che hanno molti zaini, un accesso da sotto. Quindi se noi dobbiamo prendere delle cose che sono sotto lo zaino, non dobbiamo svuotare tutto. Quindi è veramente, sembra ben fatto. Cominciamo dall'alto, entriamo fuori e scopriamo insieme. Qui in alto io ho messo tutte le, come dire, questioni, di tipo, protezione pioggia, protezione sole. Quindi c'è un poncho. Ah, vedete già una cosa importante: tutto è diviso in sacchettini di plastica. È molto utile perché in questo modo, anche dovessimo beccare tanta pioggia, le cose vengono riparate. E poi sono ben ordinate, quindi noi, a seconda di quello che ci serve, prendiamo il nostro sacchettino senza dover sconfusionare tutto. Quindi questo è il poncho per coprire sia voi che lo zaino, diciamo. Fondamentalmente è grande, non me lo apro, il classico poncho, quello di plastica cerata, ok? Poi assolutamente un cappello per il sole. Non quelli da baseball, ma questi qua a tesa larga. Perché questa tesa larga? Perché così vi copre questa parte qui della schiena per non farvi scottare. Ok? Parliamo di cose secondo me essenziali. Poi è chiaro che per alcuni può essere essenziale una cosa, o per tutta l'altra qualche altra cosa, ovviamente. Questo è uno di quei, so come chiamarli, foulard, scaldacollo, in caso ci fosse vento o magari per coprire un po' il collo la sera se fa freschetto, ok? Molto utile, l'ho usato un sacco. Un po' in alternativa magari in alcuni momenti al cappello. Copri zaino quando piove, proteggerci sempre perché è la nostra casa, tutte le cose essenziali sono nello zaino e quindi è quello che ovviamente dobbiamo proteggere di più. E questo è quello che ho messo nella parte superiore. Andiamo ad aprire insieme. Allora, questo è un pacchettino, che io, portando le lenti a contatto e chiaramente ho bisogno di avere lenti a contatto, occhiali di ricambio, eccoli qua. Occhiali da sole, ecco. Poi c'è un pacchettino fondamentale. Questo è il pacchettino, diciamo, farmaci, che volendo si può anche separare, cura piedi, bagno e così via. Se volete lo spacchettiamo insieme. Dentifricio non mai intero o quelli piccoli o metà, tanto ci serve per 5 giorni, più che sufficiente. Ogni etto risparmiato è un godersi in più il cammino. Spazzolino, una volta ho visto su un video un ragazzo che addirittura lo tagliava a metà per risparmiare un po' di peso. Deodorante, immancabile, ovviamente necessario, ok? Crema antisfregamento. Molto utile, delle volte camminando tanto in alcune zone, cosce, non so, anche petto, può dare tanto fastidio e quindi la consiglio. Essenzialissimi, soprattutto se siete delle persone che tendono a fare vesciche e possono capitare cerotti contro le vesciche. Costano un botto, questi qua di questa marca, ma io non sono sponsorizzato, non prendo niente. Ma li trovo assolutamente eccezionali, non mancano mai quando cammino. Questo è un cerotto nuovo che penso
toglierò, non lo so, per guadagnare ancora un po' di peso. È un cerotto che ho preso da Decathlon che serve a rinforzare le parti del piede che strusciano di più, quindi quelle dove tendenzialmente si tende a fare più vesciche. Cerotto di tela rinforzato per mille usi, ok? Magari anche appunto qui in alternativa all'altro per proteggere delle parti del piede, quindi non penso di porterlo a tutte e due. Per lavarci e per lavare i panni, perché chiaramente qui parliamo di un cammino breve, ma la regola vale sempre, nel senso non, se dobbiamo fare 10 giorni non possiamo portare 10 magliette o anche, che ne so, 10 mutande e così via. Dovremmo alla sera, arrivati in ostello, in bed and breakfast, a lavarci le cose. Il consiglio che tutti danno è portare del sapone di Marsiglia, perché il sapone di Marsiglia può essere usato in due modi, sia per lavare gli indumenti, sia ovviamente anche per lavare te stesso, ok? Quindi sempre allo scopo di ridurre peso è una cosa fondamentale. Io qui l'ho tagliato a metà proprio per evitare di portare un pezzo intero che per 5 giorni non ci faccio niente. Farmaci vari. Qui ovviamente anche qui è personale, secondo me non può mancare sicuramente un antinfiammatorio, un antidolorifico. Io ho tolto quasi sempre tutte le scatole, sempre perché uno occupa uno spazio, due c'è peso. Sapete della cura delle vesciche, insomma, forse avrete visto qualche video, non è questo lo scopo nostro. Ci dicono sempre di bucare le vesciche, far uscire il liquido e lasciare un filo dentro. Chiaramente questa cosa sarebbe meglio farla sterilmente o dopo disinfezione. Quindi io mi sono recuperato un po' di aghi sterili e fiarve, sempre utili. La crema magari si può usare anche per i piedi, c'è chi consiglia la vasellina, che costa anche di meno, in modo sempre per ridurre lo sfregamento. Anche qui, personale. Mi sono dimenticato una cosa, altra cosa consigliata, delle spille da balia. Perché le spille da balia possono avere mille usi, attaccare qualcosa che si rompe, ma soprattutto se non fate in tempo ad asciugare le cose che lavate la sera in alberghe, in ostello e compagnia bella, le potete attaccare sullo zaino. Ok, si attacca la spilla, si attacca, che ne so, la mutanda, il calzino, e mentre si cammina, si spera con un po' di aiuto del sole e del vento, si asciugano. Andiamo avanti. A parte elettronica, elettrica, ovviamente se scopriremo insieme facendo i video del cammino, ovviamente bisogna organizzarsi, quindi qui sono del peso che in altre passeggiate io non ho portato, ma in questa ritengo necessario. C'è chi preferisce magari la sera leggersi un libro, quindi sacrifica un po' di peso per portare un libro. In questo caso io ho tolto un po' di cose per portare cose elettroniche. Una cosa consigliata, soprattutto se si va in ostello, che magari uno non ci pensa, una presa tripla. Perché molte volte negli ostelli hai solo una presa se sei fortunato, e quindi se devi caricare più cose è essenziale. Oppure magari dovete condividere una presa in più persone, quindi consigliata. Ovviamente poi c'è qua tutto per la telecamera, la nostra a caso Economy che ci sta dando grandi soddisfazioni. E il caricabatterie delle batterie, quindi porterò totale 4 di queste piccole batterie, la videocamera, ovviamente il caricatore, poi caricatori per cellulare, le cuffiette. A me non piace sentire la musica mentre si cammina, voglio essere immerso totalmente nei rumori, in quello che ascolto, nella natura, anche nei rumori della città. Però è essenziale magari la sera, se uno vuole rilassarsi un attimo in ostello, non possiamo dar fastidio. E quindi usiamo cuffiette. Caricabatteria del Mac. In questo caso, appunto, vi dicevo che ho fatto la scelta di cercare di rendere un po' social questa camminata, e quindi ho bisogno, per sistemare un po' i video, di un MacBook. Io per fortuna ho questo, che comincia ad avere 5-6 anni, che pesa meno di 1 kg. Okay. Qui abbiamo un hard disk che penso toglierò, se è una roba un po' ridondante, un po' eccessiva. Penso che togliendolo guadagnerò un 3 T buoni. Ok, andiamo avanti. Una cosa che io ritengo comodissima veramente, perché non ci fa impazzire ogni volta a fermarci, togliere lo zaino, aprire e chiudere le
borracce, le bottiglie, è la, penso si chiami tecnicamente camel bag, sacca d'acqua, okay? Si trovano a prezzi assolutamente abbordabili da Decathlon. Questa può portare massimo 3 litri, si riempie, adesso vi faccio vedere, abbastanza semplicemente da qui, poi si chiude in maniera ermetica con questo sistema molto ingegnoso e si ficca direttamente dentro lo zaino. Dallo zaino, questo ha molti ormai lo hanno, un'uscita proprio, vi faccio vedere dove esce il tubino dell'acqua e così uno. Mentre ha lo zaino sulle spalle, semplicemente apre e chiude il rubinetto e beve senza dover stare aprire e chiudere. Comodissima. Molti zaini hanno proprio la tasca per mettere la camel bag. Ah, fondamentale, questa è una doppia cosa, guardate qui. Tirate fuori, ciabatte, super, ho preso le più leggere che ci sono, servono per la doccia e per andare a mangiare la sera, andare a mangiare la sera, stare un po' col piede fresco. Doppio utilizzo, doccia, uscita la sera, ok. La sacca che le contiene, lo so, può fare un po' schifetto, è comoda eventualmente se dobbiamo uscire la sera o andare, che ne so, a un supermercato a comprare qualcosa, ci può servire tipo da busta. Poi qui abbiamo tre pacchetti simili, magari ve ne apro uno, due e tre, dove c'è fondamentalmente. Anzi, no, due pacchetti sono simili, dove c'è una maglietta, un paio di calzini ovviamente da trekking e una mutanda. E qui c'è un altro pantalone, quindi calcolando quelli che avrò addosso, partirò con due pantaloni, tre magliette da trekking, tre mutande e tre paio di calzini. Soprattutto per i calzini, ovviamente il top del top che trovate, ok? E magliette, mutande, pantaloni, cose tecniche, perché si asciugano presto, nel senso che voi arrivate, le lavate, le appendete e quasi sempre trovate tutto asciutto, ok? Io consiglio sempre sia dei calzini che dei pantaloni, quelli lunghi, soprattutto in queste zone, diciamo, del nord-est, dove possono esserci problemi di zecca, siete più protetti, ok? Eventualmente ci sono dei pantaloni lunghi che possono essere convertiti in pantaloni corti e qui lo zaino è finito. Ombrello, a me è stato utile varie volte, io lo porto, ma si potrebbe fare a meno perché avendo il poncho ho portato qualche sacchetto in più eventualmente per sostituire quelli che si rompono o se durante il viaggio capita di acquistare qualcosa. Nel marsupietto, diciamo, questo dello zaino ho un coltellino svizzero, comodissimissimo. Insomma, le cose sempre che servono, fazzoletti, insomma, che servono tutti i giorni, delle salviettine igienizzanti e purtroppo le mascherine. Questo è quello che mi sembra essenziale per un trekking. Può essere 3 giorni, 5 giorni, sappiamo che noi le cose le dobbiamo riutilizzare, no? Chiaramente, che prima o poi passeremo in una città dotata di un tabacchi, di una farmacia o di un supermercato. Quindi si parte leggeri il più possibile. Chi preferisce la musica, c'è chi non vuole fare video e quindi può risparmiarsi tutta questa parte elettronica, però direi che questo è l'essenziale. Altra cosa assolutamente da non dimenticare, un marsupietto economy, l'ho usato tanto, è comodissimo, il più leggero sempre possibile, ma ormai questo l'avete capito. Cosa ci mettiamo dentro? Insomma, le cose più essenziali, nel senso le cose più delicate, quindi portafoglio. Anche qui ho preso un portafoglio di quelli che usano i ragazzetti, leggerissimo. La credenziale con la guida, la credenziale sempre ben protetta. Ricordatevi sempre che, a parte un ricordo eccezionale del viaggio, la credenziale serve ad accedere a magari ristoranti con sconto, riduzione di biglietti magari in dei musei o soprattutto alle accoglienze notturne che sono agevolate per i pellegrini, quindi sarà una roba da non perdere. Ci possiamo sempre portare appresso, ce la portiamo in bagno, ce lo mettiamo mentre dormiamo nel letto con le nostre robe essenziali. Un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, battery bank si chiamano, io uso una custodia che ha in sé la batteria in modo da avere una roba in meno da portare. E più fa, quindi quando ricarico il cellulare ricarico anche la custodia. Un'altra roba che volevo farvi vedere, che ho usato adesso per fare, diciamo, il video, è un treppiedi che si può adattare sia per le macchine
fotocamere sia per i cellulari. Questo qua è carino perché i piedini sono adattabili ed è leggero e si può usare come selfie stick, diciamo. Ok, grazie ragazzi, spero che il video sia stato interessante. E come al solito, se pensate che mi sia dimenticato qualcosa o che insomma, secondo voi qualcosa è più essenziale o meno essenziale, fatemelo sapere nei commenti. E spero presto di scoprire insieme questa Via Flavia se vorrete seguirmi. Ciao! Adesso vi devo lasciare perché prima di andare a lavorare devo rimettere a posto tutto questa confusione che ho creato. Un ultimo appunto, riguardando e montando il video mi sono accorto che non ho parlato di due o tre cose che di solito sono assolutamente essenziali. Uno, molti ostelli e molte accoglienze richiedono di avere con sé un sacco lenzuolo, praticamente una specie di lenzuolo fatto a forma di sacco a pelo per una questione di igiene. L'altra cosa, unita a questo, è un asciugamanino, che ovviamente è essenziale quando si va negli ostelli o in accoglienze. Anche qui non l'ho portato perché le uniche cose che ho trovato disponibili, post-Covid, alcune cose sono chiuse e così via, sono solo dei bed and breakfast fondamentalmente dove è previsto l'asciugamano. Terza questione, le bacchette da trekking, io le uso molto, mi trovo benissimo, sono veramente comode e ho il dubbio se portarle o meno, visto che farò molti video. Ciao veramente!